Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sto usando un filtro, non ha il colore originale. Sto provando dei filtri, che ho dei filtri colorati un po' meno. Questo qua mi sembra carino, dai. Comunque, oggi vi faccio vedere un gioco molto semplice, molto easy. E se volete il tutorial, arriviamo almeno a 5 like. Arriviamo a 5 like e vi porterò il tutorial, però ora lo andiamo a vedere. Eccoci qua in questo bellissimo effetto. Allora, innanzitutto unisco il mazzo, così. Faccio vedere che sono tutte carte diverse, dalla prima all'ultima. E andrò a scegliere una carta, qualsiasi. Vediamo questa, non so che carta sia, non ne ho idea, ve la faccio vedere a voi. E mescolo. Mescolo all'americana, così. Faccio un contaglio. Voilà, sta volando la carta. Opla. Adesso vi faccio vedere come mischiano gli ubriachi. Sappiamo che gli americani mischiano così, i giapponesi mischiano così, gli italiani mischiano così, eccetera, eccetera. Ah, i giapponesi stanchi mischiano così, però gli ubriachi mischiano così, mettendo un po' in disordine il mazzo. Faccio vedere che la carta scelta non è in cima, i tre di cuori, quindi metto i tre di cuori in tasca, ok? E faccio vedere che il mazzo è tutto diviso in parti, ok? Così. Ma guardate che cosa curiosa. Se io schiocco le dita, il mazzo ritorna a essere tutto uguale, dalla prima all'ultima carta. E il tre di cuori, che era in tasca, si trasforma nella carta che avete visto voi, che io non ho visto però, ovvero il sette di picche.